Allora, cercherò di riassumere le fasi dell'eruzione che nel 79 d.C., l'eruzione del Vesuvio, distrusse Pompei ed Ercolano. La prima parte riguarda proprio l'evoluzione dell'eruzione. Quando alle 13 del 24 agosto del 79 d.C. Plinio il Giovane, da Miseno, dove si trovava, vide alzarsi sopra una montagna che solo più tardi capì si trattava del Vesuvio, una nube abbastanza strana che descrisse paragonandola a un pino marittimo, probabilmente a quel punto l'eruzione era già in corso da parecchie ore. Subito dopo giunse dai paesi che si trovano intorno al Vesuvio, giunsero delle richieste di aiuto, perché evidentemente la popolazione era già sottoposta a questa caduta di materiale eruttivo. E Plinio il Vecchio, che era un famoso naturalista, ma anche il capo della flotta romana di stanza a Miseno, decise di mettere subito in mare le quadriremi, di partire per portare soccorso alle popolazioni, ma anche per vedere da vicino questo fenomeno naturale così insolito. Cercò di sbarcare ad Ercolano, c'era il mare in tempesta e il fondo marino ad Ercolano era troppo basso, non riuscì ad attraccare. Allora andò nel punto più riparato, che era Stabia, dove passò la notte in casa dell'amico Pomponiano, e Stabia si trova sull'altro lato del golfo, e la mattina, cercando di riguadagnare il mare per sfuggire alle ceneri del Vesuvio, morirono sulla spiaggia soffocati proprio dai prodotti dell'eruzione arrivati fin lì. Questa circostanza permise a Plinio il Giovane di descrivere le situazioni in cui perse la vita lo zio, e pertanto a noi è giunta la prima descrizione scritta al mondo di un'eruzione vulcanica. Pompei a quel tempo era diversa rispetto, prima dell'eruzione era molto diversa. Il mare innanzitutto arrivava a poco più di un chilometro da Porta Marina, quella che oggi dà l'accesso agli scavi, e sul versante meridionale della città scorreva il fiume Sarno. La città era distante circa 8 chilometri dal Vesuvio. La montagna era ricoperta di vegetazione, il Vesuvio era inattivo da molti secoli, e quindi i pompeiani assolutamente non si aspettavano che da questa montagna potesse venire un'eruzione tanto disastrosa. Cosa vide Plinio da Miseno, dalla distanza di oltre 20 km? Vide questa colonna eruttiva che si alzava in cielo, accompagnata anche da scosse di terremoto, da lampi, e che diventava sempre più ampia e sempre più grande. Quello che non vide è che da questa colonna eruttiva cadevano sopra Pompei e nella direzione verso sud cadevano delle pomici come dei grossi chicchi di grandine. Le dimensioni medie delle pomici a Pompei sono circa di un centimetro, e chiaramente le dimensioni diminuivano con la distanza dal centro eruttivo. Poco alla volta la caduta di pomici durò all'incirca tra le 12 e le 20 ore, tutta la città fu ricoperta da questo strato di pomici. Cosa fecero gli abitanti di Ercolano? Molti si chiusero nei posti più riparati delle case, sbarrarono le porte affinché non venissero sfondate proprio dalle pomici, e rimasero intrappolati in questi luoghi chiusi e furono asfissiati da questa situazione. Per renderci conto, la colonna eruttiva raggiunse più di 30 km alta sopra il cratere, e per rendercene conto noi prendiamo la colonna eruttiva del 1872 del Vesuvio, che era alta circa 5 km, la trasciniamo verso l'alto fino a portarla a quella che poteva essere l'altezza di 30 km, e vediamo come tutti i paesi sotto questa colonna eruttiva si trovavano innanzitutto in una condizione di buio quasi totale e sottoposti a questa caduta di materiale. Questa è l'area su cui si è concentrata la caduta delle pomici. L'area principalmente verso sud e sud-ovest. Le pomici a Pompei raggiunsero uno spessore tra i 3 e i 4 metri. Qui si vedono sopra degli otteri di epoca romana e sopra una strada in basolato romano. Fino a questo punto si tratta di pomici cadute dalla colonna eruttiva.
A un certo punto il materiale che arrivava in superficie era talmente abbondante, il magma diventava sempre, arrivava in superficie sempre più abbondante e la colonna eruttiva divenne così pesante che i gas non riuscirono più a spingerla verso l'alto, ma collassò lungo i fianchi del vulcano e scese sulle terre intorno al vulcano. Questo collasso non fu definitivo. Ci fu una fase che è chiamata colonna di impulsi, nel corso della quale a tratti la colonna restava sostenuta e da questa cadevano pomici in direzione di Pompei, di Stabia, della penisola sorrentina, e a tratti questa collassava. I collassi avvenivano tutti in direzione della città di Ercolano, poi ritornava a sollevarsi e poi collassava di nuovo. I primi flussi non arrivarono a Pompei, e si fermarono, il terzo si fermò vicino alle mura verso Porta Ercolano, ma poi, una volta spianato il territorio, si allargarono anche sopra la città di Pompei. E questo avvenne circa nella tarda mattinata del 25 di agosto. A un certo punto però il collasso divenne definitivo e lo descrive anche Plinio il Giovane, vede che arrivano i flussi fino a Miseno e superano anche la penisola sorrentina, e quindi queste grosse nubi di materiale formate da pomici, ceneri, gas, pezzi del vulcano, pezzi degli edifici che travolgevano, coprirono praticamente tutto il territorio con una coltre di cenere grigia. Oltre al racconto di Plinio abbiamo ovviamente anche i depositi. In questo affioramento si vede le pomici della prima fase si trovano sotto l'attuale piano Campania, questi affioramenti si vedono intorno agli scavi archeologici. E poi abbiamo tutta la fase a colonna pulsante dove si vede che c'è un alternarsi di pomici, sempre con le caratteristiche di pomici che cadono da un'alta colonna eruttiva, che proprio per rendere onore a Plinio sono chiamate eruzioni pliniane, quelle di questo tipo. E poi c'è un'alternanza di altri prodotti da flusso che comprendono insieme sia pomici che cenere che altro materiale. E la differenza sul terreno è abbastanza evidente. I grossi danni avvennero a Pompei quando arrivarono i flussi piroclastici. Quello che era rimasto verticale nel corso della caduta delle pomici venne tranciato completamente, sia gli edifici che la vegetazione, venne tranciato completamente dall'arrivo di queste ondate di materiale che erano ad alta temperatura e molto veloci. Nei flussi piroclastici si ritrovano una grande abbondanza di materiale edilizio, come in questo caso un mattone, esseri umani travolti nel flusso e anche interi pezzi di edifici, alberi e quant'è. Ercolano venne distrutta dalla stessa eruzione di Pompei, ma in maniera completamente diversa. Si trovava leggermente più vicina al Vesuvio, era 6,5 km di confronto 8 di Pompei, ma più che altro si trovava sotto vento e quindi venne risparmiata dalla caduta di pomici, che durò perlomeno tra le 12 e le 20 ore, ma non venne risparmiata, abbiamo visto, dai flussi piroclastici. Ercolano, al tempo dell'eruzione, aveva la spiaggia che arrivava a lambire questa serie di porticati aperti verso il mare, nei quali probabilmente si mettevano a riparo le barche quando erano tirate in secca. Queste strutture, sono chiamate sostruzioni, servivano a reggere sia gli edifici della parte superiore che questa specie di piazza che era dove c'era il monumento dedicato al cittadino più importante di Ercolano, Nonnio Balbo. Le terme suburbane che si vedono in fondo allo scavo erano le più recenti e le più eleganti della città. Erano direttamente sulla spiaggia, avevano delle ampie vetrate e una specie di parapetto sporgente che serviva proprio a riparare le vetrate dalle onde marine che arrivavano fino a quel punto. Lo scavo visto dall'alto, con il livello del mare dove è attualmente il mare e la posizione del mare prima dell'eruzione. Tutto quello che si vede nel dislivello tra il piano Campania attuale e lo scavo, tutta questa porzione di materiale, sono i prodotti dell'eruzione. L'antica spiaggia, come si vede in questo punto, appoggiava su un bancone di tufo vulcanico, dove sono ancora evidenti
le rigature lasciate dalle barche che venivano tirate in secca e riposte all'interno di questi fornici, diciamo così. Sopra questo bancone di tufo c'erano poche spanne di acqua e di sabbia che formavano la spiaggia di Ercolano. Questa è la situazione attuale della spiaggia e i prodotti dell'eruzione che creano questo alto muro che delimitano in pratica lo scavo archeologico e che si vede anche in questo caso, sono più di 20 metri di prodotti che contengono pomici, ceneri, pezzi del vulcano, pezzi degli edifici, vegetazione, quanto ha incontrato il flusso piroclastico. Questa fotografia, che è presa da un famoso lavoro pubblicato nel 1985 dopo gli scavi proprio della spiaggia di Ercolano fatta dal National Geographic, mette bene in evidenza l'area degli scavi attuali, il livello cui poteva arrivare il mare prima dell'eruzione, la zona che ovviamente era tutta coperta di vegetazione prima dell'eruzione, e si nota anche che gli scavi, siccome arrivano solo al decumano massimo, a monte della città antica, come gran parte della città si trovi ancora sotto l'Ercolano attuale, odierna. I flussi piroclastici scesero tutti verso Ercolano. I primi si incanalarono in due vallette che delimitavano ai lati la città e si riunirono davanti sulla spiaggia. Poi cominciarono a demolire gli edifici passando sopra la città, soprattutto quelli che si trovavano perpendicolari alla direzione del flusso, sono abbattuti regolarmente in quella direzione. I flussi si arricchivano di vapore acqueo, facevano evaporare l'acqua, erano ondate di materiale che aveva 300 e più gradi centigradi e quindi rifluivano all'indietro e si gonfiavano ulteriormente. Dopo questa fase eruttiva, quando il collasso della colonna eruttiva fu definitivo, tutto il territorio intorno al Vesuvio, per tutta la costa praticamente, divenne solo un sterile territorio grigio coperto di cenere. E questa era l'area su cui sono cadute le pomici, mentre i flussi hanno avuto questa successione, questa copertura di queste aree, quindi vedete anche Stabia ne fu colpita, è per questo che Plinio il Vecchio non riuscì a salvarsi e arrivarono anche oltre la penisola sorrentina. Chiaramente, via che ci si allontana dal punto di emissione, lo spessore diventa sempre più piccolo. Cosa fecero gli abitanti di Ercolano? Avrebbero avuto tempo di salvarsi mentre cadevano le pomici, ma non sapeva quello che stava succedendo. Quando cominciarono ad arrivare i primi flussi, si buttarono nella direzione sbagliata, cioè andarono verso il mare, scesero da queste scale, e si rifugiarono, almeno molti, i corpi trovati sono stati più di 300, si rifugiarono all'interno di questi fornici, ammassati uno sull'altro. Probabilmente qualcuno avrà anche tentato di fuggire via mare, ma sappiamo che c'era burrasca e quindi non ci riuscirono. E d'altra parte, mentre ci si aspetterebbe di trovare delle barche all'interno di quei fornici o sulla spiaggia, ne fu trovata una sola in questa posizione. Molti abitanti di Ercolano che si erano rifugiati all'interno dei fornici rimasero soffocati dalle ceneri dei flussi piroclastici. Attualmente sono stati riposizionati nella posizione in cui sono stati ritrovati dagli scavi del 1980 dei calchi in resina che sono la testimonianza più drammatica che possa esistere al mondo di cosa può succedere quando un'eruzione esplosiva colpisce una città che è densamente abitata e che non sa di avere un vulcano attivo alle spalle. Quindi, riassumendo definitivamente l'evoluzione di questa eruzione, diciamo che la durata è stata di circa 2 o 3 giorni e che la fase con la colonna sostenuta, quella la colonna eruttiva detta pliniana, è durata dalla mattina del 24 agosto, Plinio la vide per la prima volta nel primo pomeriggio, all'alba del 25 agosto. E i terremoti, che sono quelli che segnano poi il cambiamento di stile eruttivo, sono segnalati nella notte tra il 24 e il 25 agosto. I flussi piroclastici durarono dall'alba, dalle 10.30 a 11 del 25, furono una fase molto veloce, molto rapida, e arrivarono appunto tutti nella direzione di Ercolano e dopo si allargarono praticamente su tutto il territorio. Un altro dato è il volume di magma eruttato, che è stato di circa 4
5 km cubi, di cui la maggior parte è stata eruttata nella fase della colonna a colonna sostenuta. Oltre alle pomici cadute in direzione di Pompei e di Stabia, c'è tutta la parte cineritica che ha raggiunto distanze molto più ampie, è arrivata alle coste dalmate e anche oltre. E quindi le sembra più abbondante solo perché l'emissione è stata molto più rapida nel corso di questa fase. E con questo la parte che riguarda l'eruzione è finita. Se volete creare un po' di ambiente, far finta di guardare qualcosa, non fa il ciak? Non fa il ciak? Non è una cosa? Facciamo il ciak? Qua mi sono già inciampata, no, non ci posso fare niente, non mi veniva più Plinio. Riparto da questa circostanza? Mannaggia me.